Il notiziario è offerto da Hotel Palazzo Piccolomini, concessionaria Alfa Romeo Coar. La banda comunale di Orvieto è detta anche Filarmonica Luigi Mancinelli, che fu un illustre compositore e direttore d'orchestra nato ad Orvieto e che agli inizi della sua carriera fece parte della banda cittadina. La Filarmonica, che dalla sua fondazione ha avuto un'intensa attività concertistica, ha accompagnato ogni manifestazione civile e religiosa della città, come ci raccontano il suo presidente e il suo direttore. Massimo Ciotti, quant'è importante per una città avere a disposizione una banda come quella di Orvieto? Beh, credo innanzitutto l'importanza è quello di mantenere le tradizioni culturali, perché la banda è l'elemento essenziale che nella storia e nel susseguirsi del tempo ha sempre tenuto insieme i giovani e quelle persone che insieme riescono a fare banda, fare musica. Infatti le bande erano nate dopo l'Unità d'Italia e la Rivoluzione francese per portare nelle piazze la musica alla gente, diciamo, che non poteva assistere alle opere, quindi le overture e tutti quei pezzi venivano portati in piazza di modo da dare ai cittadini la possibilità di ascoltare la musica negli anni del secolo passato. Un giovane che oggi volesse far parte della banda cosa deve fare? Da noi non è che c'è una routine molto particolare, cioè un'iscrizione, un esame, non c'è niente, basta solo contattarci e avere voglia di intraprendere lo strumenti bandistici, quindi gli strumenti a fiato, che sono i legni. Ma deve saper già suonare oppure glielo insegnate voi? No, noi diciamo prepariamo i ragazzi da zero a suonare lo strumento. Lamberto Ladi è il direttore della banda. Maestro, perché la banda si chiama, o perlomeno è intestata a Luigi Mancinelli? È intestata a Luigi Mancinelli perché Luigi Mancinelli è stato il più grande compositore e musicista di Orvieto. Lui è stato oltre un componente della banda e suonava il bombardone. Dopo si è specializzato nelle composizioni e ha avuto fortuna, malgrado una vita non tanto un po' sfortunata, l'ho avuto fortuna all'estero, soprattutto in Argentina. Le bande fino agli anni 70 suonavano solamente pezzi d'opera. Le bande in generale adesso hanno allargato il loro repertorio e fanno di tutto. Io provengo dal jazz, quindi sono un jazzista, sono il sassofono. E non poteva essere diverso a Orvieto, che è la città del jazz. Infatti così ho cambiato anche un pochettino il repertorio. Quanti sono i componenti della banda? Ai concerti siamo intorno a una cinquantina. E l'età più o meno? Adesso l'età è quasi tutti giovani, dal ragazzo di seconda media fino al 25 anni. Dopo ci sono i grandi, i cosiddetti anziani, che senza di loro non possiamo fare niente. La banda è una buona famiglia, una buona terapia per stare bene. Quanto è bella una tromba, quanto è bello un trombone, quanto è bello un corno, quanto è bello un bombardino, anche il basso tuba, perché gli strumenti tutti hanno la loro armonia, tutti possono fare il canto nella loro spazio di intonazione. Perciò, quindi l'invito ai giovani, l'invito ai giovani di venire da noi, perché coloro che vogliono intraprendere sul ghiottone, noi siamo disposti a sovvenzionarli, gli diamo noi lo strumento, perché la banda
oltre ai suoi clarinetti e ai flauti, ha bisogno dei fiati, degli ottoni, perché è il cuore, è una marcia in più, è il sostegno più importante. Il notiziario è stato offerto da Hotel Palazzo Piccolomini, concessionaria Alfa Romeo Coar.